Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Sono tornato su questo gioco di merda che è Call of Duty Advanced Warfare, perché io mi piace, perché a me piace soffrire, ragazzi. Sono un masochista, non so che dire. Ah, è bello, già la connessione che va a puttane. Questo NAT moderato che ormai mi perseguita, la fibra ottica che ovviamente non arriva nel mio quartiere. Che cazzo devo fare, ragazzi? Io gioco con la connessione di merda che mi ritrovo. E ovviamente di questo Advanced Warfare io non ho ancora comprato i pacchetti, perché mi fanno veramente cagare. Cioè, mi fa cagare il gioco in sé, figuriamoci i pacchetti in quanto mi fanno cagare. L'unica cosa che mi ispira un po' è la Exo Zombie. L'Exo Zombie, quello che cazzo è. Però allo stesso tempo sento dei commenti negativi, quindi mi passa la voglia di giocarci. Io, boh ragazzi, vi faccio vedere la classe che sto utilizzando in questo momento, che è la SM1 con la cosa oro, eccetera, con questi cosi, leggero basso profilo, eccetera. Non sto, ormai sto togliendo anche le serie di uccisioni perché ho capito che non servono un cazzo. Serve principalmente l'overclock per muoversi qui, perché altrimenti buonanotte, se no vi inchiappettano a sangue. Boh, vabbè, adesso lasciamo perdere l'overclock, togliamo queste due serie qui, mettiamoci sprestigiatore, è una funzione X in più, mettiamo sempre overclock, che dovrebbe essere una funzione, sì, ok. Niente ragazzi, questa è la... io farò, ovviamente vi faccio vedere la modalità che sto utilizzando, cioè la modalità che sto utilizzando. Sto usando, come si chiama, la modalità classica, perché mi sta veramente scazzando il gioco. Niente ragazzi, ci facciamo un bel deathmatch a squadre, speriamo di non fare punteggi di merda e partiamo subito. Eccoci qui ragazzi, allora, ok, già uavi nemico, quindi stiamo già parendo bene. Ok, voglio concentrarmi. Vai, qui non c'è nessuno. Overclock. Oddio! Via, 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 via! Fuggiamo! Vabbè, è quasi terminato, sicuramente ci troviamo stronzi qui ora. No. Sì, 13, zio. Sono un po' storto, ormai... sono arrugginito, più o meno. Vabbè, sono sempre arrugginito, tranquillo, ragazzi. Anche se non sembra, sono... Eddio! Ormai usano anche le armi silenziate, sono... peggio di Gesù Cristo le armi silenziate. Dio! No! Via! Ma siamo larghi, non becchiamoci mai in confronti diretti, perché questa... non fa neanche qui. Via! Passiamo sempre in largo, con questa SM1 non fa giocarsela a scontri molto lontani. Purtroppo è un'arma ravvicinata, sì, ha alcuni pregi e alcuni difetti, che è molto forte, ma allo stesso tempo che dalla distanza non fa un cazzo. Capito? Abbiamo qui il controllo. Qui non vedo nessuno, c'è una torretta robot lì. Qui stanno ammazzando i miei compagni. Siamo in vantaggio. Vai, distruggi la torre, dato zio. Mi hanno preso. Grande zio, vai. Vamonos. Via. Allora, siccome sono dall'altra parte. No, eccolo. Lì su, quindi saremo qui veloci. Qui ce la facciamo a prenderli, questi pezzi di merda. Dobbiamo girarcela da qui. Un prestigiatore va già meglio. Comunque questo qui... guarda il pezzo di merda. Su, qui ci sono i nostri compagni. Che storto che sono, Gesù Cristo! Dio! Grande zio, mi hai salvato il culo! Porca la merda! Allora, qui... minchia, zio, non farmi cagare addosso. Allora, sicuramente... non mi becco gli amici. No, strano. Vai. Veloce. Attento. Dai, Gesù! Perché mi fai questo? UAV nemico online. Devo muovermi molto. Ormai, come potete vedere, i miei movimenti sono molto più alla battlefield, nel senso che mi muovo molto meno alla cazzo di cane e cerco sempre
di beccarle le spalle, farmi i giretti, così l'inchiappetto, ragazzi, non fa più. Non fa più a giocarsela come di prima, ragazzi. Cioè, prima ero sfrontatissimo, andavo contro di loro, li uccidevo tutti. Adesso mi inculano sempre. Io... No! Ma no, ma no, ma no! Ma peccato, vabbè. Vai con il boss. Vai, 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 vai. Vai, goglio. UAV nemico online. UAV alleato online. Che sarà qui. Dio. E cosa? Un colpo, un colpo. Ma vabbè, sono buggato io, ragazzi. Sono buggato, vabbè, ho capito. Faccio cagare, la mia connessione è una merda. Purtroppo è quella che cambia tutto. Guarda, guarda. Perché mi vede prima e lo sparo? Vabbè. Gesù. Gesù. Pensaci tu. No, non fa, non fa. In culo. Lo so già. No, passiamo larghi. Proviamo a passare larghi noi. Dio. Dio. Vai tu. UAV alleato in sorvolo. Dio. Ah, guarda! Che non muore sto coglione! Ma no, ma sempre! Sempre io me le becco le sfighe, potevo ammazzarli tutti! Vabbè. Vai. Funzioni exo fuori uso. Ah, guarda, tanto funzioni exo non ne abbiamo. Attivazione appuntamento Warbird. Via, 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 via. Vabbè, finita, ragazzi. Abbiamo vinto. Cioè, abbiamo vinto. Un'altra partita ci sta, ragazzi. Ve la meritate, dai. Ho giocato bene. La seconda sicuramente farà cagare. Quindi è giusto che faccia cagare. Quindi, ragazzi, lasciamo perdere. Anzi, vediamo quanto abbiamo fatto alla fine, che non ho ancora visto. Fatemi vedere. Sono riuscito ad andare in positivo, che è un'ottima cosa su questo Call of Duty. 14-6, ragazzi. Cioè, sopra il ratio di 2. Mamma mia. Vai, partiamo subito con la seconda. Allora, eccoci di nuovo. Cosa facciamo? Sempre con questo SM1 di merda. Allora, vediamo. Ok, grandi squadre da 4. Ovviamente manca paragone con Battlefield, con i soli squadroni da 30 persone. Quindi ancora siamo a 4, anzi 6 contro 6. Vabbè. Via le sicure. Allora, via le sicure, andiamo dritti. Vai, veloci, camminiamo, andiamo qui dentro. Mi stai chiamando. Grazie ragazzi, gioco fra un po', non ho voglia ora. Abbiamo il controllo. Testa di Minchius. Ovviamente i camper ci sono sempre. Non possiamo aspettarci l'altro da questi qua. Dio! Grande zio! Vai! Quel pezzo di merda voleva aspettarmi, uccidermi. Bello giocare così, ragazzi, bello. Gesù, dai, ma perché ce l'ho sempre dietro? Una testa di cazzo. Ce l'ho sempre dietro. Uff. Ma muori, coglione. Guà, camper di merda. Ma muori. Ma muori? Oh, vai. Ma sono da solo come un coglione qui. Nello spawn nemico, va bene. Pure ovviamente piace il pericolo. Ah, guà. Ormai queste cose le vedo solo su Battlefield, che ricompaiono gli avversari davanti. Allora, qui c'è un avversario, quindi noi passiamo da sotto. Proviamo a risalire dalle scalinate che ci dovrebbero essere non so dove. Vabbè, noi facciamo tutto il giro lungo. Proviamo a raggirarli sperando che siano qui. Olè, testa di cazzo. Sì, pensavi non ti avessi sentito. Meno male che c'ho le cuffie, ragazzi. E meno male che sono teste di cazzo che...
che spawnano a fianco a me è minimo. Non lo so però se mi sono spawnate. Allora, andiamo qui. Andiamo, mi rendo puntati perché tanto qui mi compare Gesù Cristo fra un po'. Guarda, guarda. Ma come cazzo gioca? Sono immobile negli angoli più infini della merda. Dio santo, ma io mi dico. Io mi chiedo, Asbio, che dirmi, mi chiedo, ma porca la puttana, ma perché non giocate bene? Ci divertiamo di più. Invece che rimanere fermi lì a camperare come delle merde negli angoli più merdosi di un gioco. Cioè, Dio, questo gioco è veramente brutto e voi lo rovinate ancora di più. Micchia. Cosa? Una randellata? Guarda, guardate come giocano questi coglioni. Che non si muovono di un millimetro. Ma vaffanculo. Ma muori testa di cazzo, che già non ti muovi. Vai, 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 mo ti inculo, pezzo di merda. Ciccio. Da questa parte, vai. Fuoco di soppressione, ricarica. Perfetto. Vaffanculo, pezzo di merda, dai! Ma sono da ogni cazzo di parte questo Mostwick, Mostick, ma che cazzo sei? Un mouse di merda! Eddio! Va, 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 va! Che cazzo, salvatelo! Non provarci! Non fa, non fa! Non fa! Allora, io non capisco dove cazzo sono. Ok, sono nello spawn nemico, quindi sicuramente me li trovo qui, le teste di cazzo. Mi alleato in sorvolo. Invece no. Allora, sono dall'altra parte. Quindi noi ci muoviamo di nuovo qui. Larghiamoci. Ma muori! Eicchia! Ok. Bagno. Via 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 via. Testa di cazzo, guarda! Eccolo qui! Questa merda di ballo come minchia si chiama. Dai dai, su, vieni. Inculo io per bene, pezza di merda. UAV nemico in volo. Ma guarda dove cazzo se la stava giocando. E basta, Gesù. Ma mi avete rotto il cazzo di stare in mobi. Minchia, ma non sapete giocare in altra maniera. Ma cosa? Cioè, veramente io rimango lì bit. Vabbè, peccato. UAV alleato online. Attenzione, bombardamento nemico. Un po' sono dispiaciuto, purtroppo un po' sono dispiaciuto. Non capisco niente. Ragazzi, l'avete visto anche voi? È impossibile. Sì, certo. Non gli sono neanche arrivati i colpi. Però, allora, nel replay, se avete visto, non gli sono arrivati neanche i colpi. Però lui si è riuscito a girare perché ha sentito sicuramente il fruscio dei proiettili che gli sono. Che neanche gli sono arrivati. Fatemi vedere. Wow. Guarda il pezzo di merda! No, ragazzi, non muore sto coglione. Non fa giocare con gente così. Sei veramente una testa di cazzo. Brutto figlio di puttana. Sei un brutto figlio di puttana. Minchia, fate schifo giocando. Minchia, delle merde. Veramente delle merde. Ma imparate un po' a giocare. E divertitevi, muovetevi poco a poco. Che essere così è da pezzi di merda. Fate le figure dei figli di puttana. Anzi, lo siete proprio. Veramente, non fa giocare, saranno questi coglioni. Minchia, gli angoli non si muovono. Oh, non si muovono. Gesù.
Ma non muoiono. Cioè, li colpisce e non muoiono. Ma non fa. È orribile giocare così. Cioè, il gioco è brutto. Ma non muore. Che cazzo devo fare? Non è possibile, ragazzi. Non è possibile. Guarda come giocano. Guardate. Questo è un pezzo di merda. È un figlio di puttana. Mica, mi spara un colpo e mi ammazza. Ma che cazzo è? Non ci siamo. Giocatori di merda. Non basta averli con i movimenti exo, sti coglioni. Devo vederli anche con... Amore, va testa di cazzo. È come se io rimanessi fermo in questo cazzo di angolo, così. Aspettare i nemici che passino davanti a me. Ma che gusto c'è a giocare così, ragazzi? No, spiegatemelo voi, perché non so che gusto ci sia. Amore, testa di cazzo, va. E impara a giocare poco poco muovendo. E tu sei fermo, c'hai le gambe, sei antrofizzato, Cristo. Sei un pezzo di merda. Guarda schifole, va. Va. Ma muori, va. Sono messi male, addosso. Vai, vai, vai. Tanto giocare così è il divertimento, l'estasi proprio. Estasi. Ragazzi, sembra di essere drogato. Cioè, ma voi state scherzando? Una randellata. E non è morto. Ragazzi, una randellata. Non è morto. Ma dai, ragazzi! Ragazzi, questo gioco mi fa cagare. No, più sta cazzo Xbox. Cioè, su, levati! Cioè, si flippa questa Xbox di merda. Cristo Dio. Non ce la può fare, non ce la può fare. Non ce la puoi fare. Su! Ci diamo una mossa! No, ragazzi, non ci credo. La sto per rompere sta console. Oggi mi trovate bene. Bah, dai, su. Ce l'abbiamo fatta. Almeno non sono morto. Cazzo. Minchia, tutto mi capita. Tutto. Questi sono i mobili qui camperati. Qua. Mi ammazza. Ma gli è arrivato un colpo. Cioè, ragazzi, non gli arriva un colpo. Cristo Dio. Che gioco di merda. Che gioco di merda, ragazzi. Che gioco di merda. Non c'è altro da dire. Qui. Ah, immobili. Bello, ma come giocano? Cioè, dei figli di puttana, Cristo. Sono dei figli di puttana, non c'è altro da dire. Cioè, punto. Qui punto. Mi fa incazzare, mi fa sclerare. Un gioco di merda. Cioè, la gente non ha imparato a giocare. Che pena. Meno male che abbiamo vinto. Fatto, almeno sempre. Quello abbiamo vinto. E non so neanche se sono andato in positivo. Figlio di puttana, sto mostigazzi. Che pena, ragazzi, che pena. Sono veramente, poi le armi sono veramente buggate. Non si capisce, ci sono le mitragliette del cazzo che dovrebbero fare un danno del cazzo dalla distanza assurda. La mia arma è l'unica che rispetta queste leggi, cioè l'SM1, che è un'arma del cazzo dalla distanza, dovrebbe... Beh, levati a sta lobby di merda, che non voglio più giocare a sto gioco del cazzo. Cioè, la mia arma è l'unica che dovrebbe shottare da vicinissimo, mentre dalla distanza dovrebbe essere difficilissimo uccidere. E ci sto, ma non ci sto che gli avversari usino una cazzo di mitraglietta di merda, perché, scusatemi, questa è la mitraglietta che usano, perché adesso l'ho vista. Mia curiosità, la KF5 o l'MP11 o cos'era l'altro? L'altra no. No, il SAC no, perché lo puoi usare solo a Kimbo. Comunque sia, il KF5 e l'MP11 usati dalla distanza di 2000 metri. Cazzo, un fucile di un cecchino, uno sniper, fa meglio questa arma di merda. Cioè, ragazzi, a questo punto, scusatemi, ma le leggi della fisica in questo gioco non ci stanno. Non ci sono mai state. E quello ci sto. Ma non ci sto che vengo preso per il culo con queste due merde di armette. Perché la SM1 dovrebbe avere una certa potenza. Queste armette hanno il 7%. 7%, scusate. 7 su quanto? Non so.
Questa è all'11%, cioè all'11 su non so quanto, quanto è, forse 20 di danno. Io non ci credo che queste armi facciano più male di un cecchino. Un cecchino che fa 15, 19, non lo so. Vabbè ragazzi, io la prima partita è andata bene, mi sono divertito. La seconda mi ha fatto girare veramente i coglioni, quindi diciamo che come standard di partita qualitativamente ci siamo. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Se avete apprezzato la mia sclerata dell'ultima partita, veramente sono contento per voi. Noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga.